mi ha chiamato, ma è un po' folle, credo che sia venuto all'ultimo minuto, più o meno, qualche giorno prima, un mesetto prima forse, in generale. Sì. Io avevo visto questa mortadella reale che produce questo Salumi Fiction, producono veramente La mortadelle più di grande 8 al mondo. metri, Sì. che per alcune fiere, roba del genere, e pensavo che ho immediatamente visto un set vuoto con una luce dall'alto, con lui in un costume chiassoso, e io ho provato a immaginare un balletto che fosse più atletico che da ballerino. Dopodiché ho detto adesso Luca ci pensi te. Ha lasciato con Stefano, siamo a 40 gradi e Stefano non ha mai ballicciato, forse ha accennato, no, però non ha mai ballato in vita tua. È stata molto dura, non per Stefano, ma per tutti, anche per me. Se a ballare, che poi Luciano passava, eravamo dietro casa sua più o meno, passava il pomeriggio a buttare un occhio, cercando di portarlo lontano dalla mortadella, ma quella mortadella l'aveva già convinto fin dall'inizio. E ho messo un po' tutti i passetti iconografici della storia della danza nei film. Ci sono delle cosettine che richiamano un po' grandi personaggi, la tua di Manero, lo sapevi questo, Luciano, non te l'avevo detto. Anche Gene Kelly. Anche Gene Kelly, bravo. E con Luciano abbiamo costruito passo per passo, chiudo perché non voglio essere troppo lungo, e Luciano ha scelto ogni passo che hai lì dentro, cioè io ho fatto proposte e Luciano ha tagliato e cucito la coreografia. Un'esperienza molto bella, molto divertente. Grazie.